canale YouTube. Là non so cosa stia succedendo. La c'è un asiamo. No! Che animali! I due ex collegiali che litigano, ma come funziona questa cosa? Salutiamo il nostro caro amico chef che ci sta aiutando per le riprese. Il cameraman. Di cosa hai voglia oggi? Di cazzo! No! Beh, insomma, oggi cosa ci cucini? Sono un filetto oggi. In realtà niente, ragazzi. Voi dovete sapere che lo chef è arrivato in Stardust per cucinare, ma non cucina! Cucina solo per i suoi TikTok, poi per il resto non cucina proprio niente. Ma è giusto che sia. No, non è giusto. Se mi pare sono il tuo chef privato, faccio quello che vuoi. 20 euro al giorno. Non è male, eh. Andato. Poi a Stardust. No. Guardate quei cappellini lì. Pure le lenti. Ora vi devo mettere lo screen di Giorgia come l'ho inquadrata prima e di un'altra cosa. Ditemi se non sono uguali. Ti blocco. Sono identici, cioè. Vorrei far notare con che eleganza Nelson gioca a Brawl Stars. Sei così sensuale tu, eh? Vedi che roba. Ah. Andiamo un attimo a vedere cosa sta facendo Giorgio. Ehi! Togli fila. Ah. Faccio un piccolo spoiler di quello che andrei a fare dopo. Mi vestirò da donna. No, 24, no, io intendo 24 ore da donna con le unghie. Ah, ma come le fai? Ore... Tipo come quelle? No, peggio, no, più lunghe. Peggio. Aia. Aia, mi sento aia. Già male. Basta, non ce la faccio più. Oh, no, il burro tanco, no, dai. Vai, burro tanco, burro tanco. Ah, facci un tuo urlo di nuovo. Basta! Deodorante. Oh, 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 oh. No! L'ho rotto. Hai fatto così. Ho spaccato tutto. Ma comunque, a proposito, io non vi avevo fatto vedere il cambiamento, perché questa casa è cambiata. Cioè, vedete solo... Sta stanza tipo la più brutta, sinceramente. Non è vero. Eh no. Sembrate tipo... Oh, come il collegio? Non era così le stanze del collegio? No, brutto così, brutto come, così. Non erano così le stanze? No. Con tipo 46 letti in una stanza. Buon appetito, amici. Lui isolato perché è un po' strano. Buon appetito. Paco sta mangiando virtualmente. No, perché? Così, così è vuoto, chef. No. Oh, non so... Ma che... È impazzita! Mi è tipo volato! Però... Siamo qui oggi tutti riuniti, tutti insieme! Silenzio in aula, bimbi! Chi ha preso il cancellino? Nota Cristian! Che cazzo vuoi? Cristian ha preso, ha rubato Christian il cancellino! Nota, nota Argi! No, 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 no! Chef! 2 più 2, quanto fa? 5. Chef, ho subito il telefono, vuoi la nota? Chef, fai la nota allo chef. Il chef. Ragazzi, telefono. Questa è la mia lezione, fate i bravi. Via, ciao. No. Tu presi da sì. Oh, Asia. Guardate qua. Aspetti, faccio vedere anch'io a chi assomigli. Bro, sei lui. Identico. Minchia. Però mi sono affondato dentro al cioccolato. Willy Wonka affogato nel cioccolato. 04. No, mi dissocio. Stai dicendo che tutte le 04 bionde sono sciocche? È che siamo in Asia. Aia, questa... Aia! Tu sei come Asia, che dato che sei bionda sei un po'... Ma guarda! Ci guarda, lei guarda che ci guarda! Ma ti sei trasformato! Oh, più di te! Stai dicendo che sei peggio di lei! Allora, che credo? Lo dico subito che mi avete già non rotto! È, non è che tu perché sei mora, allora puoi fare... Io sono quella intelligente! Io sono la mora, quella intelligente! Ma tu cosa sta succedendo, ragazzi? Perché non è ancora visto. Ok. Ma cosa sta succedendo qua? C'è un problema. Io vado sempre, cioè non vado mai d'accordo con le tipe. La Jackie sì. Allora gli chiedo: Jackie, come vai d'accordo sempre con tutte le ragazze? Perché sono una falsa di merda. No. Poi questo balletto. Mamma mia, sono una velocissimo. Mamma mia.
con sta canzone sotto. Ora vi faccio vedere quanto è bella la mia stanza. Questa è la mia stanzetta, ovviamente è la camera più bella di tutta la casa. Il colore all'inizio può sembrare un po' strano, però è figo. Poi abbiamo quello appeso perché piaceva a Giulia, perché dormiamo insieme qua, in questo bellissimo letto. Poi siamo ovviamente l'unica stanza con la TV. Là c'è un pochino di casino, però vabbè dai, non penso sia un problema. Poi abbiamo quell'armadio e niente, carina. Poi c'è tutto automatizzato, tipo Alexa, spegni luci camera matrimoniale. Ok. Tac. Alexa, accendi LED TV. Ok. Oppure, giusto per flexarcela ancora, Alexa, accendi luci rosse camera matrimoniale. Raga, stavo editando e Alexa ha sentito e mi ha messo le luci rosse. Ok. Ora ovviamente di giorno non si vede nulla, però tipo la sera quando c'è la luce messa bene è un night. Comunque in tutto ciò mi sono vestito abbastanza elegante perché... perché? Ragazzi, io fra poco mi vestirò da donna e andremo in un supermercato e facciamo finta di essere lady. Ah, siamo... E i fidanzati? Moglie e marito facciamo, tra moglie e marito non mettere il dito. Bravo. Quindi io e Giorgio andremo al supermercato a mettere il dito. Ma non ho capito. Abbiamo la mia faccia in gigante messa in Stardust. Guardate, sono tutti, aspetta, togliamone uno. Sono tutti cubi di Rubik. E ovviamente questa cosa vi fa capire chi è il capo di questa casa. Cioè dai, chi è il capo di questa casa? Ecco ragazzi. E di chi è il ritratto? Il mio o il tuo? Il mio subito preferito. Il mio miglior sottoposto, ragazzi. L'ho dovuto immortalare. Non penso proprio sia così. Come quando vai a casa tipo di un imperatore, ovviamente trovi il quadro dell'imperatore. Direi che di solito se i morti se raffigurano, ma non è vero. Però voglio che date un voto da 1 a 10 a questo mosaico fantastico. Nei commenti. Ragazzi, ma questa è una cosa miracolosa. Cioè, lo chef sta veramente cucinando. Non è serio, mi sa. Franz. Ah, per le foto, solo per quello cucini. Ah, ecco. Cioè, avete capito che abbiamo lo chef più fake che esista. Lui cucina solo o per i video o per le foto. Giulia mi sta tradendo. Vero. Vedete che fa bene? Ah, guarda che ora fa finta di niente, se ne va. Beccata io. Chi non mi tagga deve stare così, poi non verrà ritoccato. Quindi io subito non ne abbiamo bisogno di ritocchi. Amo, noi siamo belli così. Questo raga, guardate, è incredibile sta cosa. Cioè, manco ci pensa che ci sono io qua, capito? Hai sparato anche l'altro. È allucinante. Allora amici, non sto fantasticamente bene, penso si noti dalla voce, ho il naso tappato, ho mal di gola, un sacco di roba, perché sta arrivando il freddo e non sono abituato, quindi... Io non mi fermo qua, perché non sarà questo mal di gola o questo naso tappato a non farmi fare video, perché io li farò comunque. E infatti, questa sera, appena calerà il sole, io andrò nelle stanze delle persone che stanno dormendo. Mi metterò una maschera e mentre dormono li farò spaventare. Molto semplice. Vediamo le reazioni, vediamo che succederà. Vedremo che... Ci rivediamo quando è buio. Bella. Eccoci qua ragazzi, allora come vedete è buio ed è arrivata pure Giulia. Sono le 23:15 e qualcuno è già a letto, tipo Laura. Invece ci sono altri che stanno giocando, tra l'altro nascondino horror. Quindi si parla di un video di uno scherzo horror e loro stanno giocando nascondino horror. Quindi intanto io direi di andare a fare sto video a Laura, che sono andato a controllare e sta già dormendo. Ho comprato questa maschera che guardate. Eccola. E quindi adesso entrerò in camera di Laura. Senza farmi beccare mi metterò tipo di fianco a lei con questa roba qua. E vediamo che succederà. Paura. No. Dai amore. Dire, mi fai paura. Ok, guardatelo. Ho messo la maschera. Ora facciamo così o così. Oddio, così è ancora più inquietante. Raga, allora loro sono ancora sveglie, quindi se sentite urlare
Non fatevi domande, mi raccomando. Ok. Non fare rumore, sennò ti arrabbi. Sta paurissima. Ok, guarda. Laura, che è successo? Samara del film horror. Oh. Leva. Prendi la testa. Leva. Bene. Molto bene. L'hai presa bene, no? Fatto. Tutto bene, quel che finisce bene. Beh, buonanotte, Laura. Buonanotte. Ciao. Ok, diciamo che non l'ha presa troppo bene. Aspettate che mi tolgo la maschera. Comunque, non so per quale motivo, ma la reazione di Laura me l'aspettavo proprio così, spiccicata, identica. Comunque con questo il video è finito, spero che vi sia piaciuto, lasciate qua sotto un bel like, mi raccomando seguitemi su Instagram, mi chiamo er.gennaro, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti perché dobbiamo arrivare a 600.000 iscritti subitissimo. Niente, noi ci vediamo al prossimo video e...